3, 2, 1, ben ritrovati a DC Live, il primo episodio della nostra live delle eh, 4 del pomeriggio sia il martedì che il giovedì con più di 20.000 persone sul canale YouTube, io sono veramente contentissimo, ovviamente c'è stata tutta la questione della spinta in arrivo dal, dal video dell'effetto Gansfeld, se non sapete eh, di cosa sto parlando, vabbè ve ne racconterò e poi le trovate tutte le informazioni sui vari video eh, che ho fatto, vi annuncio anche che ci sarà uno speciale la settimana prossima proprio eh, sull'effetto Gansfeld per spiegarlo bene, perché mi pare che sia eh, qualcosa di dovuto. In ogni caso, vi ringrazio come al solito di essere qui nella nostra Adici live e oggi partiamo da una mia esperienza personale delle ultime due o tre settimane che mi ha portato a eh, fare delle nuove considerazioni sul concetto di organizzazione, di abitudine, di routine, eccetera. E quindi voglio darvi qualche consiglio e voglio anche darmelo eh, da solo. Insomma, voglio parlare un po' eh, di questa situazione perché è qualcosa che sto uh, seguendo e studiando molto in questo momento per il mio beneficio personale. Vedo che un sacco di persone uh, mi stanno salutando, bene, 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 ben, benvenuti, ma cominciamo a parlare come al solito dopo che uh, ho controllato che tutto funzioni regolarmente e lanciato la sigla. Ciao a Jugert che vi dice come va, spero bene, tutto bene, a parte i miei capelli che sono ormai diventati un'entità a parte. Non vado dal barbiere, dal parrucchiere, da non lo so, un mes due mesi, tre mesi, non lo so. Ormai ho i capelli lunghissimi. Ciao a Giada, ciao a Salvatore, a Davide, a Salvo, a Sergio, a Perfect Channel e a tutti gli altri. Oh, bene, bene, bene. È un piacere vedervi, vedervi qui come al solito alla nostra, al nostro appuntamento in, in diretta e ehm, come al solito vi invito a collaborare con queste dirette attraverso domande che, a cui io poi darò risposta, insomma chiacchierando insieme perché questi non sono dei video che faccio da solo, così parlando appunto con una telecamera, ma è qualcosa che vive sullo scambio con voi. Sergio dice, Ale, ma davvero controlli qualcosa in quei pochi secondi di sigla? Sì, di solito uh, ho le varie chat e um, faccio un check generale. In realtà uh, di solito i, um, il check lo faccio prima, durante quella fase di um, buffer, si dice no, quella cosa bianca che vedete che gira. Io li sto già controllando che tutto funzioni regolarmente, ma in quei secondi controllo che uh, le chat siano avviate bene e tutti quelli che stanno scrivendo siano registrati. È importante avere tutto, tutto sotto controllo. Ok, allora, organizzazione. Che cosa sta succedendo a me in queste settimane e perché eh, è diventato eh, questo tema della routine, dell'organizzazione quotidiana, eccetera, così importante e pressante per me? Quello che è successo è che esattamente 15 giorni fa, forse 16, non lo so, lunedì 23 marzo, è uscito ehm, il mio corso con Vanni De Luca e Andrea Muzzi, Mnemonica. Di cui, tra l'altro, fatemi vedere se. Vi riesco a far vedere, eccolo qua, sì, come al solito vi invito ad andarlo a dare un'occhiata un perché sta andando benissimo e sono tutti entusiasti. Che cosa è successo però? È successo che non avevo considerato una questione, che con la creazione di un nuovo corso così grande e che è, è esploso così tanto, le... Um, mie attività quotidiane legate alla risposta dei messaggi, alla gestione dei clienti, all'aspetto amministrativo, quindi le fatture banalmente, tutte queste cose qui, eh, la gestione dei social, che tra l'altro sono aumentati tantissimo anche grazie a quell'ondata di iscrizioni che abbiamo avuto, di cui adesso parliamo, non avevo calcolato, dicevo, eh, tutta la quantità di lavoro che mi si sarebbe riversata addosso. Ovviamente anche Vanni e Andrea mi aiutano, ma eh, l'aspetto della... Mh, dell'organizzazione del giorno per giorno e la gestione delle mail, dei messaggi, delle cose, per il momento l'ho presa in mano io, perché ovviamente rispetto ad Andrea e Vanni ho già un'esperienza in questo campo e, eh, e quindi ero avvantaggiato, no? conosco già tutte le piattaforme, tutte le cose. Quindi in aggiunta alle già decine e decine e decine di messaggi, mail, eh, comunicazioni, domande, eccetera, che ricevevo tutti i giorni, dai miei corsisti di sistema DC, dalle persone interessate ai miei corsi, da chi mi iscriveva sui social, eccetera, eccetera, si sono aggiunte, sono quasi raddoppiati. Eh, per la com una combinazione, appunto, di vari motivi, di mnemonica che è uscito. E di questi eventi che stanno accadendo sul mio canale YouTube che mi hanno portato a raddoppiare il numero di iscritti nel giro di dieci giorni. Negli ultimi dieci giorni abbiamo guadagnato 9.500 nuovi iscritti sul canale, quindi esattamente dieci giorni fa, c'erano 11.000 persone su questo canale. Oggi andiamo per le 21.000, quindi sono aumentate tantissimo e, um, e quindi mi arrivano un sacco di messaggi, un sacco di cose. Io tra l'altro, voi lo sapete, sono ossessionato fin da quando ho iniziato questa quest avventura social uh, con il rispondere a tutti, cercare di essere più disponibile possibile, eccetera. Poi in futuro probabilmente dovranno cambiare no? ancora un po' di cose perché um, ovviamente... Uh, si fa sempre più pressante questo lavoro, adesso ne parliamo e faccio sempre più fatica a starci dietro, arriverà il momento in cui dovrò dare una struttura a tutto questo, magari uh, creare dei momenti, degli spazi uh, di live in cui rispondo alle domande che mi avete mandato via mail, cose di questo tipo, ne, ne parleremo. In ogni caso mi sono ritrovato, vi dicevo, con un carico di lavoro inaspettato uh, sulla schiena, dal, dal giorno alla notte. E devo dirvi la verità, sono andato um, un pochettino in panico, dice Sergio secondo me non eri pronto all'aumento drastico del canale no assolutamente non ero pronto e non ero pronto a, in realtà l'aumento drastico del canale mi ha portato lavoro in più questo sicuramente ma soprattutto il flusso derivante da mnemonica è stato importante veramente molto... decine e decine di mail al giorno um, quindi mi sono ritrovato al momento, in un momento uh, circa appunto 15 giorni fa dopo due o tre giorni dall'uscita di mnemonica che ho detto, madonna, non ce la faccio più. Uh, ho cominciato da, ad accumulare una quantità di lavoro, a parte di ore di lavoro da fare uh, al giorno, ma poi di mm, casini, mm, che mi hanno portato a dire la struttura con la quale stai conducendo e hai condotto finora mm, la tua attività, non va bene le routine giornaliere che tu hai creato, la struttura della tua organizzazione, eccetera, non è adeguata a questo flusso di lavoro. Io, sapete, uso il master plan, no? Eh, quindi ho una tabella settimanale che mi dice cosa devo fare in ogni momento e quella struttura ovviamente va benissimo, ma il modo in cui distribuivo il lavoro all'interno delle mie giornate era sicuramente non più adeguato. La settimana scorsa, eh, questa, questa presa di consapevolezza è arrivata abbastanza presto. La settimana scorsa... C'è stato proprio il momento di collasso, si è aggiunto al flusso di Mnemonica, il flusso di YouTube e, e altre cose che mi sono venute, delle nu dei nuovi progetti, delle nuove collaborazioni, e sono arrivato intorno a mercoledì scorso, quindi 7-8 giorni fa, al completo collasso, cioè non ce la facevo più. Ho dovuto um, chiedere una mano, ho chiesto una mano a una cara amica e, oltre che alla mia ragazza, ai miei genitori, ho chiesto una mano a tutti quelli che conosco, di cui mi fido, eh, e che hanno fatto lavoro di organizzazione, eh, di ufficio, di gestione, di amministrazione, eccetera, e sono giunto ad alcune conclusioni. E ve ne voglio parlare perché credo che queste conclusioni e questi cambiamenti che io adesso sto adottando nella mia vita, eh, ma che vorrei che provaste a considerare anche voi, possono essere utili non solo nel lavoro, ma anche nello studio. Ok, quindi um, ah, ciao anche a Davide da Pricing Wellness, uh, eccetera. Dopo rispondo a tutte le domande, eh. cerco di fare un, un discorso e poi, e poi rispondere a quello che mi state scrivendo. Quindi, ho cercato di m, tirare fuori delle, delle cose di cui vi voglio parlare oggi, che secondo me potranno essere molto d'aiuto anche per gli studenti. Allora, la prima, m, la prima regola che già sapevo e di cui vi ho già parlato, ma che ho visto ho avuto veramente una prova tangibile molto più di quanto non l'avessi avuta in passato, di quanto possa essere pericolosa, è la questione non tanto del multitasking, perché sappiamo che il multitasking non funziona, sappiamo che fare due cose contemporaneamente non è una buona idea, eccetera, quanto del interrompere il lavoro per fare altro lavoro. Ecco, questo è uh, qualcosa su cui io uh, ho peccato molto negli ultimi anni, cioè io mm, gestivo la mia giornata così, no? Metti che dovevo scrivere un video, Scrivevo un video, poi, però, mi arrivava la mail importante uh, dal cliente, mi arrivava la mail importante dal collaboratore, mi arrivava uh, che ne so, la notifica di qualcuno che si era iscritto al corso, eccetera. E mi interrompevo per gestire quello. Quindi, per esempio, mh, facciamo un esempio molto pratico: sto scrivendo il, il, um, il, libro, eh, sì, il libro il video sull'effetto Gansfeld per la settimana prossima, ping notifica uh, ricevuto un pagamento di un sistema di C venduto. Perfetto, allora io Mettevo in pausa il, il, mio, il mio video, aprivo il pagamento, gestivo il cliente, facevo la fattura e poi tornavo a scrivere. Ora, questa cosa, se succede una volta o due in una giornata, sì, non è il massimo, ti interrompe il flusso di lavoro, ma è ancora gestibile. Se però queste notifiche sono 20 e a queste 20 notifiche aggiungi 10 notifiche di mail di persone che ti fanno delle domande. E a questi aggiungi 10 commenti su YouTube di gente che ti fa domande e che vuoi leggere, e a questi aggiungi 3 o 4 mail di proposte che ti arrivano, eccetera, eccetera, non riesci più a lavorare. Il tuo flusso di lavoro comincia a diventare completamente spezzettato, completamente. Mm, è come se tu fossi in balia di un'onda, va bene? C'è un'onda di cose che arrivano e tu ti barca meno. Ecco, questo succede moltissimo anche agli studenti. In modo diverso ovviamente, allo studente non arriva la fattura da fare o la richiesta del cliente, come arriva a me. Però allo studente arriva il messaggio dell'amico, arriva um, che ne so, il nuovo compito in classe per, il, per, il, um, per lo studente delle scuole, arriva la mamma che gli fa una domanda, arriva il fratellino che rompe, arriva uh, i social network, arriva mi faccio una partita di un gioco. E in ogni, in, in, nel giro di poco ti trasformi fondamentalmente in un Frullatore, la tua mente diventa un frullatore dentro il quale tutte queste cose cominciano a rimescolarsi insieme. Che cosa succede? Qual è il problema di fare questo? Questo è anche uno dei motivi per cui io consiglio sempre agli studenti, quando devono studiare più esami contemporaneamente, di separarli nettamente e di dire dedico una giornata a questo, una giornata a quello, oppure uh, due addirittura giorni a un esame, due giorni a quello successivo, per tenere ben separate le cose. Perché quello che succede è che non soltanto Interrompersi blocca il flusso di lavoro e quindi ti costringe a mh, perdere tempo per ritornare indietro quando ricominci, mh, quando ricominci a riprendere in mano il lavoro che hai interrotto, eh, è come se dovessi un attimino far mente locale no? e ritornarci sopra. Non solo, ma perdi tempo perché l'atto stesso del cambiare, um, del cambiare attività ti porta a perdere del tempo. A questo ci aggiungi gli errori che accadono, perché passando da una cosa all'altra la tua mente sballottata eh, commette più errori e ottieni un risultato pessimo, ottieni un rallentamento, un aumento degli errori e soprattutto anche uno stress cognitivo notevole, perché quando cambi stimolo, quando cambi attività molto rapidamente questo produce uno stress cognitivo notevole perché è una, un rimbalzo da tutte le parti la tua mente deve spingere al massimo per tenere traccia di tutti questi cambiamenti torna vai torna qua fai là quello che l'altro il risultato quindi è che saltellare da una cosa all'altra provoca una perdita di produttività enorme io questo già lo sapevo però finché uh, le interruzioni erano relativamente gestibili e relativamente poche in qualche modo me la cavavo. Facevo coincidere magari la risposta alla mail con il momento di pausa del pomodoro o cose di questo tipo, e alla fine riuscivo, no? Ecco, quando il carico di lavoro nelle ultime due settimane è raddoppiato, mi si è palesato il fatto che stavo commettendo un errore. Allora, che cosa ho ehm, deciso di fare su consiglio, appunto, di, di questa mia cara amica che ha, che ha gestito l'ufficio per, per, per molto tempo? Mi ha detto sia a livello macro settimanale, sia a livello micro giornaliero, tu ti devi dare dei, degli orari fissi. E quindi il momento in cui rispondi alle mail è tutti i giorni, adesso in questo momento io cerco di rispondere alle mail in maniera più strutturata, ho dei momenti fissi della giornata in cui rispondo alle mail, e mh, quando non sono in quei momenti, la mail la spengo proprio, non la vado a leggere. Mm, lo stesso per che ne so, le fatture. No? Io quando appunto qualcuno compra il mio corso, a proposito, visto che ci siamo mm, Sistema DC, visto che se volete aiutarmi ad aumentare ancora di più il carico di lavoro, <ride> mandatemi delle belle iscrizioni delle fatture da fare. Ho adesso, a parte che mi sta dando una mano, tra l'altro, mio padre, è tornato dalla pensione per aiutarmi con le fatture, perché ormai non ci stavo più dietro con l'aspetto amministrativo, ma abbiamo stabilito dei, um, dei giorni, no? dei giorni fissi in cui Um, organizzare uh, la questione amministrativa quindi ho dei giorni in cui prima io mandavo le fatture entro due giorni uh, dall'acquisto di un corso adesso dopo una settimana quindi ho due momenti alla settimana fissi in cui faccio questo lo stesso per i social dopo vi parlerò della gestione del, dello smartphone perché è una cosa molto importante che ho fatto in questi giorni ma in generale adesso rispondo ai commenti sui social e controllo le notifiche sui social a orari predefiniti della giornata lo faccio tre volte al giorno alla mattina prima di iniziare a lavorare all'ora di pranzo e alla sera quindi in questo modo riesco a spaziare meglio oh, vediamo cosa mi state scrivendo poi andiamo avanti con le varie cose di cui vi voglio parlare allora ricomincio da su per petta um, allora perché non ti prendi 3-4 giorni di pausa? Perché non posso Sergio, non ho il tempo di farlo, la quantità di cose che devo mandare avanti è infinita e non ho la possibilità di prendermi giorni di pausa, um, mi sto cercando di prendere un giorno alla settimana di relax, per esempio ieri ho lavoricchiato, però non ho, non ho lavorato sodo ieri, ecco. Ehm... Um, Assolutamente mi posso far aiutare da, da Vanni e da Andrea, certo. Eh, Luana dice: Sei solo una persona. Alessandro, quando cresci così non puoi più stare dietro a tutti. Assolutamente. Eh, un altro tema importante, mh, che sarà importante per me nei prossimi mesi, sarà la, il tema della delega. Eh, io sono stato abituato per tanti, tanti, tanti anni a fare completamente tutto da solo. Per più di tre anni io ho gestito l'intera attività completamente da solo. Già adesso ho diversi collaboratori, ovviamente. Eh, però andando avanti dovrò abituarmi a delegare di più questo è sicuramente importante, uh, però mh, ovviamente lo studente non può delegare ad altri, no? Quello che può fare lo studente però è creare delle nette separazioni, cioè può dire, ok, dedico questo momento della giornata al ripasso e non faccio altro, non vado a controllare sul libro una cosa che magari, ah, potrei fare quell'approfondimento lì, no. Ecco, quindi attenzione a questo fatto qui, io lo, ve, lo, ve ne sto parlando dal lato lavorativo, ma voi... Um, Concretizzate questo stesso principio anche dal lato prettamente di studio. Non potete interrompervi continuamente. Io vedo studenti di tutte le età, sia um, a livello di uh, come dire eh, ce la posso fare di, di scuole superiori, sia di università. Studenti che si rimpallano tra una cosa e l'altra, mille fonti, mille cose, una roba alla volta, fatta bene e a orari prestabiliti. Ok. Assolutamente io devo rilassarmi di più, questo è sicuramente vero, molto importante il fatto di lasciarsi delle, mh, dei momenti della giornata di riposo, ultimamente ho fatto un po' fatica a seguire questo mio stesso um, consiglio ma ci sto arrivando. Ok, Giampiero dice: Ciao, questione valanga email. Un autoresponder alle mail in cui assicuri la risposta nelle 24 ore successive o in cui comunque chiarisci che smaltisci l'email le nel giorno X. Sono sicuro che conosci il, il famoso metodo Yesterbox. Allora, Yesterbox non lo conosco, però sto lavorando anche sull'idea eh, di mh, trovare un autoresponder e trovare una nuova organizzazione delle mail. Eh, mi piacerebbe un software che mi smistasse eh, le mail. Visto che mi hai consigliato Yesterbox, che non lo conosco, lo me lo scrivo e eh, dopo lo vado a vedere. Quindi se avete dei consigli come Giampiero, sono graditissimi e mm, grazie perché io io sono molto in realtà su questa cosa della gestione delle mail dei messaggi ero molto terra terra, cioè io rispondevo e basta. 30 minuti al giorno di mindfulness ti aiuterebbero, dice Ud. Eh, ne sono molto convinto, eh, come al solito, però eh, non ho voglia. La verità è questa, cioè la meditazione a livello scientifico mi convince, credo che sia una cosa che mi farebbe molto bene. Al tempo stesso l'idea mi annoia tantissimo e quindi finisco poi per, eh, per rimandare e non farlo mai. Prima o poi mm, mi ci libererò. Um, quando fai le superiori sei costretto a saltellare da una materia all'altra. Ecco Paolo, questo è molto importante. Allora, a scuola... Sicuramente è molto forte questo problema. Più che all'università, perché all'università tu studi due, tre esami insieme, se ne, se ne stai studiando quattro probabilmente è perché sei rimasto indietro nella sessione, è raro. A scuola ci sono 7-8 materie che devi portare avanti. Allora, che cosa è importantissimo? È importantissimo, innanzitutto, distinguere molto bene i momenti della giornata in cui studi una cosa e studi l'altra. Adesso che siete a casa da scuola, ragazzi. Um, è vero che avete le lezioni alla mattina, però insomma non avete tutto quel tempo che dedicate a scuola, eh, potete gestire meglio questa separazione. In secondo luogo, una cosa molto importante, è capire come si dovrebbe strutturare una settimana scolastica. L'errore clamoroso che fanno gli studenti di scuola, qual è? Sia le scuole medie, sia alle scuole superiori. All'elementare il problema non c'è, perché praticamente non si studia, si fanno due o tre esercizietti e via. Il problema è agire... Studiare, fare i compiti in base a quello che avete da fare il giorno successivo o alla verifica all'interrogazione che sta arrivando. Quindi io apro il diario o il diario elettronico, scopro che domani c'è la verifica di XY. E mh, tra l'altro, la luce è oggi è particolarmente brillante, forse ho alzato gli ISO della, della camera. Vabbè, andrò a, um, a controllare. Uh, dicevo, mh, controllo quello che c'è scritto nel diario e faccio quello che devo fare. Ecco, questo è molto sbagliato. Questo vuol dire essere in balia dei vostri diari, in balia delle vostre lezioni, il che significa che se per domani ci sono tre materie da, in cui interroga, io mi ritrovo che devo fare per forza 3 quattro cose nello stesso pomeriggio, ed è un casino. Invece il lavoro va fatto a monte. Il lavoro andrebbe fatto così. Voi dovreste impostarvi per in questo modo. Se alla mattina ho lezione di questa materia, al pomeriggio svolgo i compiti che sono stati assegnati e... Metto a posto gli appunti di quella materia in modo che passiamo dal fare al pomeriggio quello che c'è per il giorno successivo a quello che c'è per quel giorno, che, che è stato fatto in quel giorno. Così io porto avanti nel tempo le, le lezioni, non mi trovo mai indietro, quindi non accumulo mai montagne di materiale da studiare e arrivo al momento dell'interrogazione che devo fondamentalmente finire gli ultimi dettagli e ripassare, non studiare 60 pagine per il giorno successivo. Ok? Questo è molto importante. Se voi non capite. Che l'organizzazione va fatta a monte e poi devi tradurla in, un, in una pratica scolastica. Non andrete da nessuna parte e continuerete a saltellare. Questo è un problema. Sentito del nuovo decreto? Si sì, sembrerebbe che se non si torna a scuola entro breve, l'anno scolastico finisce qui eh, e non si ritornerà a scuola. Io devo dire, se dovessi scommettere, direi che vedo molto improbabile il ritorno a scuola degli studenti quest'anno. Approfittatene, però, ragazzi. Cioè questo è il momento giusto, allora comprendo il giubilo, la felicità di dire va bene, vengo promosso e via. Uh, contemporaneamente questo è il momento giusto per mettersi in pari, imparare un metodo di studio e ripartire l'anno prossimo senza fare gli stessi errori che avete fatto quest'anno. Quindi attenzione, non sprecate questo tempo. Lo so che sembra il discorso vec da vecchio barbogio, professore, trentenne, che, che però è quello che sono. Um, non un professore perché non sono di ruolo, ma insomma... Mm. Però davvero, gioite del fatto che vi potete fare una partita di Fortnite in più, ok? Però non trasformate le vostre giornate in solo partita di Fortnite e mi, mi dimentico della scuola, perché poi l'anno prossimo, quando si ritorna a scuola, il conto lo pagate. Cioè non fate l'errore di pensare che Cuccagna oggi voglia dire Cuccagna anche domani. Adesso le cose vi stanno andando, tra virgolette, bene, um, l'anno prossimo però c'è un conto da pagare. E questo conto da pagare lo pagherete bene se sarete preparati, se avrete un metodo di studio, se sarete organizzati. Se invece cazzeggiate e basta, poi l'anno prossimo c'è il disastro che vi aspetta. Quindi attenzione. Giacomo dice, il fatto che non ti sei reso inavvicinabile dai tuoi seguaci è stato sicuramente un impegno, ma alla fine ha pagato. Ho conosciuto davvero pochissimi youtuber così disponibili, mi hai sempre risposto. Sì Giacomo, questa è una cosa che, al di là della, della mia passione per farlo, è una cosa che mi ha, mi ha sempre, mi è sempre piaciuto farla e... Credo che mi abbia sempre differenziato e io credo che se si vuole costruire da zero una community di persone che ti seguono, si deve essere presenti, non puoi fare lo youtuber che sta lontano. Poi è chiaro che alla, al crescere di, di questa attività arriverà il momento in cui non potrò più rispondere a tutti, o non con velocità, o comunque cioè è evidente che succederà, no? Ma finché posso, continuo a farlo e poi, quando non potrò più farlo, farò in modo che sia chiarissimo perché e come non posso farlo e che alternative proporrò. Chiaro. Buon pomeriggio dice Jacopo, buon pomeriggio a te. Creare compartimenti aiuta se riesci a farli, dice Luana, assolutamente sì. Anch'io faccio fatica ad organizzarmi, però ho seguito un tuo consiglio e metto solo le cose strettamente necessarie. Ecco, questo è importante. Ecco, un'altra cosa di produttività che ho imparato questa settimana è a non fare l'errore di mettere tutto sullo stesso piano. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando vi si presentano compiti diversi da svolgere, nello studio come nel lavoro, come in qualsiasi altra attività, quando quel compito ci viene in mente, la nostra mente lo vede come importante da fare. Quindi devo fare questa cosa qua, pam, e la faccio. Ecco, il problema è che i compiti in realtà non sono tutti sullo stesso livello di importanza e non sono tutti sullo stesso livello di urgenza. Lavorare quindi non solo su cosa c'è da fare, ma anche su in che ordine va fatto e... Quale importanza abbia e quanto rapido deve essere svolto quel compito? Se quel compito può essere svolto domani, è anche giusto rimandarlo a domani. È giusto quindi dare delle priorità fondamentali, quindi è più importante passare 20 minuti a fare un approfondimento elucubrante eh, su una certa materia o è più importante terminare il capitolo, fare il nostro schema e portarci a casa una giornata di studio efficace? Hai capito il concetto? Ecco. Se ho un continuo disturbo familiare, come faccio a organizzarmi, dice Marco Troisi? Questa è un'ottima domanda. Allora, innanzitutto in questa situazione di quarantena diventa sempre più importante uh, la comunicazione con i vostri membri uh, della famiglia. Chiedere, chiedere uh, dei momenti di silenzio. In alternativa, se questi momenti di silenzio non vi possono essere concessi, perché ci sono bambini piccoli, questo e quell'altro, dovete trovare il modo di isolarvi. Uh, cuffie? Cuffie antirumore? Cuffiette con il rumore bianco, se non vi dà fastidio. Tappi per le orecchie, mm, insonorizzate la camera. Dovete cercare in tutti i modi di isolare dei momenti in cui non venite interrotti. Se voi mettete un cartello fuori dalla camera con scritto Sto studiando, non interrompere, io vi garantisco che vostra madre non entra. Okay. Ovviamente non abusatelo, fatelo davvero. Eh, cioè, se voi chiedete ai vostri genitori di, del fatto che state studiando e che volete organizzarvi per studiare in modo corretto, dubito che vi disturberanno. Ecco, siate molto chiari con i vostri. Non vi aspettate che le altre persone capiscano i vostri le vostre necessità e um, i vostri tempi. Comunicateli, comunicateli e poi prendete delle misure che vi aiutino a portarli a termine. Tu, tu, tu. Laura dice si va in tilt quando gli esami da preparare sono tanti, devo provare a prenderla col tuo metodo, assolutamente Laura, quando gli esami da fare sono tanti, sempre meglio separare secche le giornate, ok? Mai fare più materia nella stessa giornata perché è incasinato. Pensi che delegherai qualche tua attività? Assolutamente sì, già ho cominciato a delegare e delegherò sempre di più in futuro, chiaro. Io personalmente non riesco ad organizzarmi per lo studio ma non riesco a capire il perché, Paolo, um, devi... Uh, grazie, grazie per, i, per il link a Yesterbox, Giampiero, lo andrò a vedere. Dico, um, Paolo, devi valutare attentamente come, come è strutturata la tua giornata, ok? E, um, e capire quali sono le attività o le occorrenze che ti interrompono e che fanno sì che tu non riesca a seguire un flusso di lavoro. Ecco, questo è molto molto importante. Oh, uh, torniamo a... Parlare di un, dopo finisco ovviamente leggo tutte le, le vostre le vostre chat, le vostre, i vostri messaggi. Un'altra cosa che uh, ho imparato e che sto cercando di imparare in queste settimane è la gestione dello smartphone. Perché dello smartphone? Beh, perché uh, oggi il nostro cellulare, quantomeno per me, che lavoro sui social, eccetera, il nostro cellulare, eccolo qua, il nostro cellulare con le sue notifiche. eccetera. Il nostro cellulare è uh, la finestra sulla nostra produttività. In che senso? Nel senso che può potenziare la nostra produttività grazie a delle app, grazie a dei contenuti che fruiamo, come può essere anche questo, questa live che immagino molti di voi staranno seguendo anche da, da mobile, no? tantissimi la seguono da um, quasi l'80% della gente che guarda i miei video li guarda da mobile, quindi anzi forse anche di più. Può darci tantissimo il cellulare, così come un tablet ma può essere anche una fonte principale di distrazioni. Io per esempio mi sono reso conto che i miei buoni propositi di pianificazione, organizzazione, eccetera, venivano interrotti continuamente proprio dal cellulare. Cellulare che suonava in continuazione, si illuminava in continuazione, eccetera. Ora io insegno agli studenti, quando studiano, di tenere il cellulare assolutamente um, lontano, in modalità aereo addirittura. Proprio per non ricevere notifiche. Una delle cose che dico è questa. Mm, non basta non leggere le notifiche. Anche solo il fatto di, di sapere che ci sono delle notifiche vi distrae. Ok? Quindi, anche solo se lo sentite vibrare e non lo guardate, comunque vi siete distratti. E questo è perfetto. Quindi, è molto chiaro, no? Um, sto studiando, metto in pausa il telefono, escludo i social network sul computer e via, e vado a studiare. Qual è il problema nel mio caso? Nel mio caso è che io non studio, lavoro, e il telefono è un veicolo di lavoro importante. Mi arrivano le mail, mi arrivano i messaggi, mi arrivano le cose da fare, ho i miei collaboratori che magari mi scrivono, quindi non posso staccare il telefono. Perché questo mi porterebbe dei gravi danni, se ho una chiamata improvvisa, una cosa importante, non posso non avere il telefono pronto. Quindi non ho il lusso che ha uno studente che è in sessione d'esami di dire, per la prossima ora, stacco il telefono e studio. Non posso farlo. Allora di che cosa mi sono reso conto? Mi sono reso conto di due cose, anzi tre. Primo, la disposizione delle icone nella, um, nella mia schermata home del cellulare portava a certi automatismi che mi facevano perdere tempo, in particolare con i social network. Io avevo tre distrazioni completamente um, improduttive. La prima era semplicemente scrollare Facebook. Va bene? Scrollare Facebook. Scrollare Facebook però diventava tanto più... Um, cioè no, non mi attirava di per sé. Mi sono reso conto, ho cercato di analizzare le mie abitudini e mi sono reso conto che quello che succedeva era questo. Venivo attirato da una notifica su Facebook, magari qualcuno che mi aveva scritto o un mio post sul mio profilo personale dove ero stato taggato, una cosa così. E una volta entrato dentro Facebook, poi passavo magari 5 minuti a scrollare a caso per leggere articoli e cose. Allora mi sono detto, risolvi questa cosa. Come la risolvo? Togliendo le notifiche. Quindi adesso la mia app di Facebook sul telefono non mostra più il pallino rosso delle notifiche. Quindi io non vedo, non mi accorgo che qualcuno mi ha scritto, ma ho dei momenti prestabiliti della giornata. Quando faccio pausa, apro Facebook e ci trovo quello che ci devo trovare, ma non vengo interrotto nel flusso di lavoro. Le altre due distrazioni grandi che avevo ed erano molto più pericolose di Facebook erano le app delle, della gestione, delle mie gestioni social, quindi Instagram Facebook e YouTube m, Studio, cioè eh, gli strumenti dei creatori di contenuti, in cui io continuamente aggiornavo per vedere nuovi messaggi, nuovi iscritti, m, nuovi post, cose così, come andavano i miei video, le visualizzazioni, eccetera. Che cosa ho fatto? Quindi mi sono reso conto che io ogni volta aprivo il cellulare e cliccavo spesso sull'app di YouTube, tra l'altro soprattutto negli ultimi giorni in cui c'è stata questa crescita pazzesca, per vedere quanta gente era arrivata, eccetera. Allora ho fatto una cosa semplicissima, ho spostato le app delle mie piattaforme che uso per lavoro, quindi Instagram, Facebook, YouTube e anche LinkedIn, le ho spostate in un'altra schermata Home. Quindi adesso devo fare un movimento in più. Non, non mi basta aprire il cellulare e cliccare, ma devo anche correre e andare su un'altra schermata ok? è una cosa banale semplice ma quella già interrompe l'automatismo che si era creato che mi portava a perdere tempo, il fatto di dover cercare l'app per cliccare, mi ricorda che non lo devo fare se non a orari stabiliti e ho Molto risolto il problema. Non l'ho completamente eliminato, cioè qualche volta capita comunque di cazzeggiare fuori orario. Non è che sono perfetto, che sono un robot. Ma negli ultimi due giorni che ho fatto questa cosa, due o tre giorni che ho fatto questa cosa, ho diminuito, ho praticamente più che dimezzato il tempo che perdo sui social a caso. Ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Quindi andate ad analizzare gli automatismi, spesso le abitudini. Era qui che volevo arrivare. Ci ho fatto anche dei video sulle abitudini. Si nutrono proprio di un trigger, quindi un elemento scatenante che viene poi trasformato in una uh, operazione che viene eseguita in modo automatico più è automatica quell'operazione più si rinforza nel tempo poi c'è anche l'abitudine composta anche da un terzo elemento che è il reward no? cioè la, la, la cosa che ti, positiva che ti dà quell'abitudine ma in ogni caso più è automatica più è veloce più è semplice e più quell'abitudine si rinforza quindi io sto lavorando sul rendere Meno automatiche, meno intuitive, più macchinose queste, questi automatismi, e questo mi sta aiutando moltissimo. Quindi analizzate le vostre abitudini negative e rompetele. In questo modo eh, vi aiuterà moltissimo a riprendere il controllo della situazione. Non siete voi che siete um, padroni della situazione spesso, ma sono i social network magari che sono padroni di voi. Ecco, questa cosa deve cambiare. O vediamo cosa mi state eh, scrivendo. Allora. Giampaolo dice: Io studio giurisprudenza e non riesco a chiudere la fase di comprensione. Ogni volta che ci torno vedo sempre un collegamento nuovo, eccetera. Un fatto di perfezionismo? Giampaolo, sì, occhio alla questione del perfezionismo. Va bene essere pignoli, dati anche lì dei tempi standard di approfondimento. Quando però hai approfondito e hai capito tutto quello che c'era sul manuale, fermati, ricordati che è vero: lo studio è comprensione, è eccellenza, è sviluppo di competenze e di conoscenze. C'è anche però da stare ancorati alla realtà e il fatto che bisogna dare gli esami, quindi comunque devi trovare un bilanciamento importante. Tutti aspettano i tuoi futuri piccoli mocciosi, Alessandro, non ho un programma dei mocciosi, a, a breve. Mario scrive, ciao Ale, una domanda sullo studio delle lingue. Secondo te è essenziale parlare con un madrelingua? Eh, assolutamente sì. O è un madrelingua o è un... Una persona che non, è, non ha acquisito la lingua come madrelingua, ma che la parla in maniera perfetta. Ok? Quindi è assolutamente fondamentale parlare e avere dei rapporti di scambio comunicativo con persone che sono padroni della lingua a livello quasi perfetto. Importantissimo. Se la prof non fa lezione, dice Perfect Channel, eh, ti organizzi a scuola eh, tu con le materie. ti dici: Ok, oggi lo dedico a storia, domani lo dedico a geografia, fra tre giorni il latino, eccetera. Quindi sei tu. Se la prof non fa lezione, o il prof non fa lezione, sei tu che stabilisci cosa studiare e quando. Ti dai degli orari, ti dai degli, degli standard. Mm? Bene. Gaetano dice, Alessandro, complimenti, se posso permettermi, mi pare eh, debba attivare un moderatore. Vedo alcuni commenti utili quanto simpatici. Uh, se, allora, questione troll, gente che scherza, eccetera. Mm, più il canale cresce, più c'è gente che fa un po' da disturbatore, no? A me fanno ridere perché cioè, sono cresciuto a pane e 4chan, quindi cioè, a voglia. Prima di farmi arrabbiare a me coi troll ce ne vuole, quindi cioè, desistete ragazzi perché voglio dire, so, sono di una generazione che è nata su MSN, 4chan, i blog, i forum, quindi non mi fate né caldo né freddo. Se um, vi dà fastidio che qualcuno um, rompa le scatole, segnalatemelo e lo blocco. C'è problema. Io, però, comunque, tendo a ignorarli. Il canale cresce, arrivano molti anche giovani, ragazzini, c'è sempre il ragazzino dodicenne che deve, deve fare il figo, ma fregatevene, tranquilli. Poi se, se per caso esagerano li cancello. Um, Fortnite è palesemente inferiore a Hattrick, Trick, dice Davide. Bravo Davide, tu sì che sai di cosa stiamo parlando. Chi non sa che cos'è Hattrick, Trick, gioco meraviglioso degli anni 80 che potete trovare sull'emulatore di giochi MAME, non sapete neanche di cosa state parlando. Ehm... Um, Ok, il fratello di Alessandro gioca a Fortnite? Assolutamente sì, assolutamente sì, anzi visto che ci siamo, mandiamo un po' di iscritti a mio fratello, cercate su, su YouTube DecoTV, scritto con la K, adesso lui ci, ci starà malissimo perché gli ho... Eh. e vedrete i suoi montaggi di Fortnite, DecoTV eh, è lui, ha ah, tipo 20 iscritti e uno sono io e, e quindi, e un altro è mio papà, una roba così allora sei molto... che cos'è ADC Lab? dice Sergio ehm, è il mio evento dal vivo che ho interrotto per causa del coronavirus e che riprenderò in futuro ve ne parlerò quando sarà il momento Gelsomino dice sei molto ambizioso assolutamente sì Giovanni dice ciao io devo studiare quattro macro, macro argomenti entro il primo settembre ok come divido le materie? tre giorni a settimana a biologia poi chimica altri tre giorni e così via mm, sì potresti fare così Sempre importante quando spezzate le settimane ricordarvi che lo studio, lo facciamo anche una pillola su questo che se non è uscita uscirà fra qualche giorno, spezzare le materie va bene, cioè dedicare un giorno, due giorni, tre giorni alla stessa materia, poi a cambiare, va benissimo, ricordatevi però che i ripassi invece vanno tenuti costanti e potete anche mescolarli, mm? importante. Farai dei mini corsi sugli esami eh, per i concorsi? Sì, in futuro sì. Ok. Come vedi i corsi online in questo momento di quarantena? Secondo te esploderà come nel mercato di lingua inglese? Allora, io penso di sì. Allora, vi devo dire la verità: io sono molto fortunato perché i miei corsi, mh, Sistema di C in primis, eh, chiaramente adesso vi metto anche il link di nuovo. Mh, mnemonica, Conquistare il foglio, tutti i miei corsi stanno andando molto bene. E il momento di, mh, della, della quarantena, in qualche modo, sta portando tanta gente a investire sulla formazione. E io credo che sia un'ottima scelta. Cioè. Penso agli studenti che sono a casa e che magari hanno più tempo di prima, adesso è il momento giusto, beh, gli studenti di scuola poi che quest'anno magari non torneranno a scuola, è il momento giusto per assimilare un metodo di studio. Lo stesso chi deve preparare dei concorsi, molti si stanno iscrivendo in questo periodo, che devono preparare concorsi e sono a casa dal lavoro e, e quindi c'è il tempo di studiare, di, di preparare un metodo di studio, quindi assolutamente sì. Eh, io penso che sicuramente quindi... Il tema della formazione sia un tema importante in tutti i momenti di crisi, in un momento di quarantena in cui siamo chiusi a casa, la, la questione dei corsi online diventa mh, predominante, questo è molto molto mh, importante. Al tempo stesso, chiaro che mh, a lungo termine questo porterà, questa situazione porterà degli anni economici, quindi ci sarà anche tanta gente che avrà meno, meno disponibilità per fare questa formazione. Credo che investire in questo momento in formazione sia un'ottima idea. Questo sì. Jugart dice, sai che con questa quarantena puoi scoprire nuove attività? Io ho scoperto di avere un talento per fare i beat. Grandissimo Jugart, uh, diventerai un super produttore allora di, di trap, che ne so. Uh, visto che sei giovane, magari quello è il genere che ti piace. Paolo dice, se non ho un posto per studiare perché tutti sono occupati dai miei familiari e l'unico luogo è il letto, che cosa mi consigli? Allora, ovviamente se vivi in un luogo dove ogni singola superficie è occupata e c'è solo il letto, meglio il letto. Chiaro, meglio il letto che non studiare e in una, in una situazione in cui siamo in difficoltà dobbiamo fare come si suol dire, di necessità virtù, cioè troviamo il modo di arrangiarci. Quindi, se, se ti tocca usare il letto, tocca usare il letto. In generale, però, io credo che tu possa negoziare con i tuoi familiari dei momenti della giornata in cui il tavolo se lo prende lo zio, il tavolo se lo prende il fratello, il tavolo se lo prende tu. Quindi, puoi negoziare questa cosa. Uh, Un'altra cosa che puoi fare è ordinarti un tavolino da campeggio eh, sembra una stupidaggine però funziona, un tavolino da campeggio lo apri dove vuoi, anche in mezzo a, alla camera e, e diventa, un, diventa un tavolo dove si può studiare, questa può essere una soluzione Giovanni uh, quindi posso dividere nei sette giorni sette materie diverse anche se parliamo di mille pagine d'argomento ecco, sette materie diverse è molto estremo io sconsiglio generalmente di studiare più di tre materie insieme raro che... Okay. Più di tre materie comincia a diventare troppo. Sette materie in sette giorni è, è troppo, Giovanni. È probabilmente è troppo confuso. Non la vedo come una buona cosa. Consiglieresti di utilizzare un metodo di studio universitario per i compiti in classe delle superiori? Non esiste un metodo di studio universitario. Esiste il metodo di studio che funziona per tutto quello che dovete studiare. La differenza tra metodo di studio all'università e metodo di studio a scuola sta solo nella organizzazione. Perché le vite di uno studente delle superiori o delle medie la vita, la vita di uno studente dell'università sono molto diverse, quindi si devono organizzare in modo diverso. Ma il modo con cui la mente impara è sempre lo stesso a 15 anni come a 30. Quindi, assolutamente. Mm. Se ho tanto da fare per il giorno dopo, come devo organizzarmi? Ovviamente, in questo momento devi fare quello che c'è per il giorno dopo, però fai un passo indietro, Jugart. Se hai tanto da fare per il giorno dopo significa che settimane fa o giorni fa non hai fatto tutto quello che dovevi fare. Cioè, se oggi l'insegnante ti assegna 20 esercizi di matematica, che ne so, da fare per lunedì prossimo, e tu ti ritrovi domenica che hai da fare tutti quegli esercizi, è ovvio che li devi fare, che ti tocca, ma tu gli esercizi di matematica che ti assegna oggi li dovresti fare tra oggi e domani. Allora in questo modo diluisci il carico. Il problema dello studente a scuola è che accumula il carico e quindi si ritrova mille cose da fare giorno per giorno quando invece avrebbe dovuto farle prima. Capisci il concetto? Bel telefono che hai, grazie. Um, pa, pa, pa. Era ai soliti ignoti. Sì, Lorenzo, ero ai soliti ignoti. Lo sfondo della schermata home è l'immagine dello schedario della conversione fonetica, dice Domenico. Um, no, mio, non so il, mi, il mio, no, non so il vostro. Eh, però va bene. Ho fatto la stessa cosa con Twitch, dice Davide: esatto, ti distrae tanto e la togli. Laura dice, la metodologia di studio per le università online è la stessa per un'adeguata formazione? Cosa ne pensi, premesso che sono tutti esami orali? Sì, eh, il metodo di studio è sempre lo stesso, quello che cambia è la somministrazione del materiale, che ovviamente è online, ma non c'è una sostanzi sostanziale differenza tra un corso online da studiare e una lezione all'università regolare e una lezione a scuola. Il, con il concetto è sempre lo stesso, viene fruita in modo diverso. Però. Ale io e da marzo che cazzeggio non riesco a smettere. E questo è il problema, poi ti domandi perché hai le cose accumulate, non riesci a smettere e smetti. <ride> è molto difficile darti un consiglio di questo tipo, è chiaro che um, ti devi dare una struttura, se passi da un momento di puro cazzeggio a un momento di full produttività sarà molto difficile, magari fai le cose gradualmente, comincia a svolgere un po' di compiti, un po' di studio e man mano cresci. Ho smesso di vedere Capitan America pur di eh, il Vendicatore, pur di vedere la live. Mi sembra un'ottima cosa. Io ho sei materie enormi da fare. È logico dividerle nei sette giorni della settimana? No, Giovanni, io preferirei fare tre materie, esaurirle e poi farne altre tre. Secondo me questa è la cosa migliore. Um, si può, si può, si può fare quello che dici, Giovanni, però non è molto consigliato. Dipende dal livello. Chiaro che se stiamo parlando di materie alle scuole superiori già si può fare di più. All'università, ovviamente, no. Cosa ne pensi delle distrazioni, Netflix, Disney eccetera? Come incidono sullo studio? Penso che, come dicevamo prima, vadano creati dei momenti assolutamente a scatole chiuse. Sta bene che tu ti guardi una puntata dopo pranzo di una serie TV, ti guardi un film, quello che vuoi, però deve essere molto chiaro quando fai una cosa e quando ne fai un'altra. Come dicevo prima, la separazione e la pianificazione sono fondamentali. Consigli di studiare una lingua straniera, vai a vedere il mio. Eh, sulla playlist di C3.0, ho fatto un video specifico su quello e vai a cercarlo. Io uso un'applicazione Your Hour eh, per monitorare l'uso delle applicazioni. Anche avevo lo stesso problema con Instagram, con i gruppi WhatsApp. Ho creato una cartella ad hoc e l'ho nascosta, perfetto. Eh, ciao dice diciamo Matteo, ciao a te, mi sforzo ogni giorno di essere intenzionale, anche perché ansia, psicosi, PTSD, ovviamente, è tutto difficile di per sé al lavoro e nello studio. Eh sì, le difficoltà psicologiche, ovviamente. Um, creano un carico ancora maggiore di difficoltà questo è chiaro ha senso creare un master plan quando hai soltanto pochi esami da preparare sì, anche se hai un solo esame da preparare, è sempre conveniente preparare un masterplay. Assolutamente. DecoTV, eccolo qua, eccolo qua. Andate a seguire tutti DecoTV, mio fratello che si gioca a Fortnite e fa dei montaggi bellissimi. Quindi, se DecoTV non si becca, almeno siete in, in questo momento 85 in live, uh, se non vi beccate, almeno 85 like sul canale di mio fratello che gioca a Fortnite, io veramente non so cosa dirvi. Uh, io ci ho provato Pietro eh, <ride> ho fatto il, il possibile um, per chi è a scuola consiglio in questo periodo di seguire l'orario che avreste realmente anche se non si fanno vivi i prof, benedetta è un ottimo consiglio quanti anni ha tuo fratello? Ne fa 18 fra pochissimo um, eh sì ne ha 17 ne fa 18, linkaci il canale di tuo fratello eccolo qua, allora aspetta un attimo aspettate dai che dobbiamo far crescere mio fratello fatemi vedere allora allora DecoTV vediamo se lo trovo Eccolo qua. Aspettate, aspettate. No, questo è un altro. C'è un altro Deco TV però è straniero. Attenzione, devi cambiare nome. Eccolo qua, eccolo qua. 20 subscriber, ragazzi. Cioè, eh, vediamo di farlo, farlo crescere. Aspettate che ve me lo metto in chat. Questa cosa mi diverte tantissimo. Andate a vedere subito. Oh, bravi, iscrivetevi al canale di mio fratello. <ride> Fantastico, um, ok. Ascoltare di musica di sottofondo mentre si studia è una distrazione o un aiuto? Um, dipende da che tipo di musica, ci sono certi tipi di musica che vanno bene. Mnemonica è utile per i concorsi? Assolutamente sì, uh, perché mh, sebbene non sia conveniente memorizzare tutta una banca dati, singole voci della banca dati, memorizzarlo è molto utile. Ok, ok, ok. Sto su superando i, i messaggi che non c'entrano niente. Ogni giorno abbiamo materie diverse, impossibile non avere confusione in testa, Mauro. Questo è vero. Questo è vero, sicuramente l'organizzazione è un problema a scuola. È una cosa che succede. Dottor Zombie dice: Buonasera, non facendo l'università, ho deciso di spendere il mio bonus cultura per specializzarmi nelle mie materie di diploma informatica. Mi sembra un'ottima idea. Che cos'è la lettura tridimensionale? È una variante della lettura veloce e, come tutte le varianti della lettura veloce, è pseudoscienza e non funziona. Secondo te ho fatto la scelta giusta? Secondo me sì, dottor Zombie. Ok, vorrei creare un corso online sulla motivazione e metterlo su Udemy Che consiglio mi dare, daresti a livello di realizzazione? Si apre un mondo, non rispondo in questa, in questa live Uprising, se no non finisco più. Uh, ok, Sub 2DeccoTV, certo. Ho tre esami da fare a giugno-luglio e la tesi da preparare. Come posso organizzare le mie settimane? Cristiano, io direi che tu eh, pu puoi fare così. Tre esami da preparare. Ok, da fare a giugno-luglio. Cominci così, cominci a, a studiare. Due esami adesso e metti giù la tesi, quindi dividi la settimana in tre parti, una parte dedicata alla tesi, una parte dedicata all'esame numero uno, una parte dedicata all'esame numero due. Porti avanti, in sessione queste tre parti settimanali diventano due perché hai il terzo esame e la tesi, quindi esaurisci gli altri esami, arrivi a finire gli esami prima della sessione d'esame e poi ti dividi le altre due cose che ti restano. Perfetto. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Ne ho un sacco, però prima voglio. Parlarvi della terza cosa um, di cui volevo parlarvi oggi. Abbiamo parlato dell'aspetto del creare delle uh, divisioni nette no? Nel, um, nella nostra organizzazione. Abbiamo parlato della gestione del cellulare, dello smartphone in particolare, delle notifiche. Ah, ecco, un'altra cosa che ho fatto è stata disiscrivermi a un sacco di mailing list. Per favore, non disiscrivetevi dalla mia perché io vi mando contenuti interessanti, però ho un sacco di mail spam a cui ero iscritto, le ho cancellate e ho anche tolto le notifiche per cui quando mi arrivano le mail non di lavoro, non mi arrivano le notifiche, è meglio così. Quindi abbiamo visto il cellulare, abbiamo visto la separazione. La terza cosa che di, di cui vi voglio parlare è la routine. Cosa vuol dire la routine? Vuol dire creare nella nostra giornata degli automatismi che si ripetono sempre uguali a se stessi, delle pratiche nostre che ci scandiscono la giornata. Più noi riusciamo a essere regolari, più noi riusciamo a creare appunto una routine e quindi a rendere la giornata in qualche modo... Con una struttura di base da seguire, e più è probabile che riusciremo a, a mh, seguire questa struttura di base e non avremo il problema di um, ritrovarci sballati le giornate che mh, ne perdiamo il controllo e vanno dove vogliono andare. Ok, quindi importante è questo: che tipo di routine? Beh, per esempio, mh, io sto cercando adesso tutte le mattine di fare una routine. Così mi sveglio, faccio colazione, controllo le mail, finito di controllare le mail, controllo i social, finito di controllare i social, comincio a lavorare. Faccio la stessa routine tre volte al giorno, dopo pranzo e alla sera. Ok? Quindi in questo modo creo un. so sempre che prima vengono le mail, poi vengono i social, poi il lavoro, ta, 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 e creo una ripetizione. Nello studio può essere la stessa cosa, posso cercare di studiare sempre nelle stesse ore, posso cercare di inserire la mia pausa, Netflix o videogiochi sempre nella stessa ora, posso cercare di inserire. Una, un compito che ho da svolgere sempre nello stesso modo sempre nello stesso luogo sempre nello stesso orario più noi riusciamo a essere regolari e meglio è um, per quanto riguarda la produttività perché non soltanto diventiamo più efficienti a svolgere quei compiti perché è come se diventassero parte di noi e cominciamo quindi a svolgerli molto più rapidamente in maniera molto più fluida in più uh, risparmiamo tutto il tempo della decisione e della Costruzione dell della, della giornata, cioè del dover decidere una cosa e metterla in pratica. Se invece io agisco sempre nello stesso modo, all'interno di un frame, all'interno di una struttura, ok? Questo mi velocizza, mi rende più, uh, più efficace. Quindi, più riuscite ad automatizzare, meglio è. Questo è un consiglio che davo tra l'altro anche per chi amasse fare video su YouTube o volesse fare il content creator in qualche modo. Deve diventare un automatismo. Ne parlava proprio Marco Montemagno. Lui si sveglia tutte le mattine, si fa il suo video e poi comincia a lavorare, no? Deve diventare una cosa così. Se voi ogni giorno variate, ogni giorno fate quello che vi viene di fare, ogni giorno proseguite in maniera um, come dire, randomica, la vostra produttività scende molto meglio avere una routine. Il potere della routine è incredibile. Ci sono un sacco di persone che parlano della loro morning routine. Io non sono molto mm, affascinato dalle routine che, in, che coinvolgono, che ne so, cose motivazionali oppure l'esercizio fisico la mattina presto, io non, non me ne frega niente di quello. Però sicuramente avere delle tue, dei tuoi rituali, in qualche modo, è veramente utile. Soprattutto in un momento come questo, in cui siamo sballottati in un ritmo, in una modalità di lavoro, di studio, che è poco regolare, non abbiamo più le stesse abitudini. Una volta magari andavamo a scuola, andavamo a lezione all'università, andavamo al lavoro, eccetera. Ora siamo molto più autogestiti, siamo a casa, dobbiamo fare quel cavolo che vogliamo. Diventa estremamente complicato, se non abbiamo una struttura, orientarci. Ok, questo quindi è molto, molto, molto importante. Allora vediamo cosa mi state scrivendo. Aspettate un po'. Allora. Dovrei studiare, ma sono attivo come una tartaruga in letargo, dice Mauro. <ride> Comincia scaricandoti eh, leggere per sapere che se non l'avete ancora scaricato è il mio manuale di lettura efficace ed è una bomba assoluta, tra l'altro, con la crescita del canale YouTube sta crescendo anche tantissimo eh, il download del manuale, ormai siamo a 3200 download nell'ultimo mese, quindi notevole, notevole. Faccio ritornare la chat, aspettate. Eccolo qui. Ehm quello ti può aiutare a smettere di essere una tartaruga in letargo. Ci sono applicazioni per esercitarsi con la conversione fonetica, dice domenico. Sai che non lo so, io l'ho sempre esercitata in maniera manuale, cioè ripetendola, eh, scrivendo sopra dei libri magari usati, facendo esercizio, giocandoci. Non ho. Mai... Um, secondo te di questo passo riapriranno le scuole entro il 18 maggio? Io ho mai usato delle app, anche perché. A livello di contagio, da quello che leggevo, le scuole sono praticamente il posto dove più frequentemente si contagiano le persone. Quindi io credo che saranno una delle ultime cose a riaprire. Uh, le prime cose che riapriranno probabilmente saranno certi tipi di fabbriche, certi tipi di negozi. Dubito che le scuole saranno la priorità per quanto riguarda la riapertura, specialmente perché manca poi un mese alla, um, alla fine del, dell'anno scolastico. Quindi la vedo dura, secondo me non si torna a scuola quest'anno, ve lo dico. Non è meglio avere degli smartphone meno tecnologici per evitare distrazioni? Non saprei. Um, cioè, chiaramente se hai uno smartphone non tecnologico hai meno distrazioni, però hai anche meno possibilità. Ad oggi lo smartphone è un tale strumento potente di lavoro, di studio, di informazione, di, di, di gioco, di interesse, che privarsi di uno smartphone moderno pff, mi sembra una cosa anacronistica. Okay? Mm, per chi cerca musica per studiare o lavorare, provate il jazz. Bossa Nova e la musica da meditazione, trovate molte playlist su YouTube, quanti iscritti hai ai tuoi corsi? Centinaia, a seconda di, di quali uh, sistema di cina, boh, non lo so, più di 300 penso, non tutti sono iscritti al gruppo, però ce ne sono davvero tanti, um, ciao a tutti, a Pricing dice, ciao Massimo, Massimo, um, Massimo Tramasco, lo saluto. Uh, Lucia dice: Si aprirebbe un discorso enorme, si riassume con non necessariamente. Se ti... Ok, qui parlano di corsi. Mauro dice: Comunque, tu sei una persona intelligente, le persone online ti promettono metodi velocissimi, studio 24 ore su 24, mentre tu dai consigli sullo studio e non dici di studiare sempre, si vede che sei sveglio. Più che sveglio, sono uno che ha studiato l'argomento. La maggior parte delle persone che. Da consigli sullo studio, studio online, non sa di cosa sta parlando. O se lo sa, se le frega perché tanto deve vendere ed è l'unica cosa che gli importa. Quando ci molli il webinar sulla schematizzazione, dice Luca: Non lo so. È pronto, è pronto, è pronto da mesi e non l'ho ancora mollato. Lo, lo farò, lo farò promesso. Leggere per sapere l'ho letto e ascoltato, ma ci sono alcune cose che non ho ben capito. Yugurt, um, scrivimi pure su Instagram quando ho tempo, ti rispondo volentieri. Ciao Ale, ben ritrovato, grande Luca Breveglieri, attenzione, eravamo compagni di classe alle scuole medie, una vita che non ci si vede Luca, come va? Eh, scrivimi anche, se ce l'hai ancora il mio numero di telefono, se no mi scrivi su, su Facebook, mi fa un sacco piacere sentirti, una vita, una vita davvero, Mi eh, piacerebbe sapere che cosa fai e vabbè, quando sarà finita sta quarantena, beccarci anche, sono contento di vederti qui. Ok, ok, ok. Cosa ci fa Tarema? Adesso la pianto di parlare d'altro, lo giuro, dice Lucia. <ride> Fantastico. Sai cosa tratta Taramasco? Assolutamente no, non lo conosco, eh, andrò a vederlo. Andrò a vedere. Uh, Matematica Ateful mi di dice "Mi risulta difficile creare un master plan che riguarda tutta la giornata. Non sarebbe più efficace concentrarsi solo sulle ore in cui si deve fare qualcosa di produttivo?". No, e ti spiego anche perché. Innanzitutto perché è una balla quella che vede una differenza netta tra le ore produttive e le ore improduttive le ore di riposo sono ore produttive. Attenzione, La, il riposo, anche il cazzeggio, se gestito bene, fa parte della tua produttività, perché sono i momenti in cui tu ti riposi, ti rilassi, ricarichi le batterie per poi essere produttivo. Quindi anche il riposo, a mio modo di vedere, deve essere in qualche modo pianificato, non pianificato nel senso che mi scrivo sul master plan guardare puntata numero 7 della, della quarta stagione di Ozark che io seguo mi piacciono tutti questi um, serie tv crime vabbè non è questo ti metti momento libero ci sta però avere il controllo di tutti i momenti della giornata comprese le parti della giornata in cui non stai lavorando studiando è un'ottima idea anche per un altro motivo che quando le cose vanno storte e le cose vanno sempre storte sempre non c'è una sola giornata in cui il tuo piano sarà identico a come tu l'hai pensato, c'è sempre da modificarlo. Avere il controllo dell'intera giornata significa che puoi, a piacimento, spostare delle cose e adattarti a quello che sta capitando. Quindi, no, il master plan deve essere su tutta la giornata. Le parti libere, ovviamente, del master plan, quelle di cazzeggio dove ti rilassi, le puoi mettere semplicemente come libere. Io scrivo free, libero e, e le lascio libere. Però ci sono nel mio master plan e io ho presente esattamente qual è il momento libero, quant'è, quanto dura, eccetera. Dove posso scaricare il manuale leggere per sapere? Lo potete scaricare su www.alessandrodeconcili.com. Adesso ve lo faccio vedere. In, ovviamente. Ah no, questo è conquistare il foglio. Scusate, vabbè, ho sbagliato la... il pulsante. Non ho il mio. Dov'è Dario quando mi serve? Ok, questo è leggere per sapere. Adesso ve lo linko anche. alessandrodeconcili.com. Ve lo linko anche in chat, slash. Leggere per sapere. Eccolo qua, ve l'ho linkato. Il metodo che prevede prima schema a cascata, poi mappe mentali e infine memorizzazioni con memory palace, è valido? No. Non ha senso fare la mappa dello schema e la memorizzazione col palazzo della memoria non va utilizzata per memorizzare gli schemi, va memorizzata per eh, i dettagli tecnici dello studio. Quel tipo di, di metodo di studio che conosco bene, Jack, so da dove arriva, so chi lo insegna, so come lo insegna. No. no, 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 perché salta dei passaggi fondamentali del metodo di studio, attribuisce alle tecniche di memoria un ruolo che non hanno, fa perdere tempo ridondante nel fare più schemi della stessa cosa, assolutamente no. Um, corsi sulle tecniche di seduzione, attenzione, attenzione, io non ne so niente, non sono il, il target di riferimento, però, c'è a chi interessa anche questo. Bullet journal e smart goals ti piacciono? Sì, tra l'altro, lunedì. Vi farò vedere un. così vi faccio un'anteprima. Sto preparando un video, una DC 3.0, su questo. Sono dei planner, high performance planner, uh, dei quaderni di planning uh, fatti da Brandon Burchard. Che ho comprato. E su cui vi farò la, la recensione. Ho deciso che nei prossimi mesi mi piacerebbe comprare anche degli oggetti, delle, dei gadget da studenti per l'organizzazione, per lo studio, eccetera, e fare delle recensioni per farvi risparmiare soldi o consigliarvi di spenderli nel caso mi piacessero, capire i pro e i contro, uh, penso che verranno dei video molto interessanti in cui provo delle cose per voi, vi faccio vedere i pro e i contro, eccetera. Conquistare il foglio ha una community e contenuti aggiuntivi periodici? No, non ha una community, uh, ogni tanto aggiungo dei contenuti, però uh, conquistare il foglio è un corso piccolo che non ha tutti i vantaggi e i bonus che ci sono sul sistema di C mnemonica. quindi non c'è una community a parte. Tecniche per imparare le date, ho un grande problema in storia, Mauro assolutamente si sì, cerca nella DC 2.0 e eh, nelle mie live ho fatto dei video sulle tecniche di memoria e altrimenti entra in mnemonica che eh, cioè, meglio di mnemonica non c'è niente per le tecniche di memoria. Mm. Come concentrarsi con la famiglia rumorosa obbligata a stare in casa, Angelo lo dicevo prima, eh, la soluzione purtroppo è... È drastica, cuffie, cuffie antirumore, altrimenti non ne esci, o, chi... o sigillare le camere, o imbavagliare. <ride> Bella Ale, dice Nitzel, perché non ci canti un pezzo di venerdì 17 del Fibroga così ti vanno alla live? Non lo farò, però vi posso invitare ad ascoltare Fabri Fibra, che secondo me è un grande artista, Io, a me piace molto il rap e il suo rap mi piace anche parecchio, eh, soprattutto quello di parecchi anni fa, però anche quello adesso non mi dispiace. Io avevo il diario The Compound Effect, ma era troppo per me, però molto bello, lo proverò. Um, ok, perfetto, perfetto, quindi siamo, siamo arrivati a rispondere a tutte le domande. Quindi il, uh, concetto, il concetto fondamentale è proprio quello del, dell'autoanalisi. Questo è quello che, il, diciamo, oltre ai tre argomenti principali che abbiamo visto oggi, quindi la, le routine, la gestione dello smartphone e la pianificazione a blocchi, no? volevo raccontarvi anche questa mia esperienza di queste settimane per farvi capire che... La produttività, così come lo studio efficiente, così come la crescita personale, così, non sono delle cose che uno raggiunge e poi um, mantiene per sempre. C'è un continuo lavoro di autoanalisi da fare, c'è un continuo lavoro di capire se la tua abitudine va bene, cambiarla, modificarla, migliorarla. È necessario continuare a lavorare su noi stessi ed essere molto critici, analizzare in maniera oggettiva le nostre abitudini e capire. Quali sono quelle improduttive? Quali ci stanno portando a un risultato negativo? Ok? Questo è molto importante. Quindi non vi adagiate sugli allori, non partite dal presupposto che avete un tipo di organizzazione ed è perfetta. No, persino io che mi occupo di pianificazione, di programmazione delle giornate, di produttività da anni, anche in modo professionale, adesso che ci lavoro, ci guadagno su questo. Trovo sempre delle nuove cose da sistemare, trovo sempre delle, dei difetti, trovo sempre degli errori, trovo sempre delle abitudini sbagliate. Quindi bisogna continuare a lavorarci in maniera oggettiva e anche tranquilla però. Non la dovete vivere come un, un peso, oddio devo cambiare, no, anzi come un cosa posso cambiare oggi per migliorare? No, questa è una cosa molto interessante. Si ritorna un po' a quel concetto che mi è molto caro, di cui ho parlato varie volte, di Kaizen: no? la crescita lenta, costante e progressiva. Cioè, ogni giorno un passetto per migliorare. Non è importante correre in avanti, è importante non fermarsi mai e continuare a migliorare. Questa è una cosa uh, interessante. Roberto mi chiede se ho prenotato Remarkable 2. Ebbene sì, Roberto mi arriverà probabilmente a luglio e ci farò una recensione, non vedo l'ora di averlo tra le mani. Il cloroformio sui professori va bene per rimandare le interrogazioni? È un metodo un po' estremo, Mauro? Sicuramente efficace. La community, quante live va durante la settimana? Una. Um, domanda bruciapelo: trovi utili le flashcards di Perfe dice Perfect Channel? Assolutamente sì, sono un metodo ottimo per implementare l'effetto testing e le ripetizioni programmate, quindi assolutamente sì. Luca mi scrive: i tuoi video meritano. Mh, aspetta, che ve lo faccio vedere: meritano sempre almeno un milione di views. Uno dei canali più pratici e migliori di YouTube Italia. Grazie, 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 veramente, Luca. Uh, stiamo crescendo, stiamo crescendo in fretta. Anche grazie a qualche video andato virale, magari mh, in modo buffo, se volete. Però, in qualche modo stiamo crescendo e lo dico sempre, ehm, il modo migliore per far crescere questo canale è parlarne in giro. E quindi la cosa che voi potete fare se volete aiutarmi a crescere è ovviamente mettere mi piace, iscrivervi, suonare la campanella, diffondere i video, condividerli, parlarne, prendere il vostro amico, cugino, parente, eh, il parente misterioso di affari tuo, di, di mh, fatti vostri, di quello che è, come si chiamava quella trasmissione. I, i soliti ignoti. Ehm tutto quello che volete e parlarne il buon sano vecchio passaparola è la cosa che funziona di più in assoluto e io devo sempre ringraziarvi perché questa community sta crescendo anche grazie a voi ed è sempre eh, fantastico matematica full dice il concetto del non arrivare mai mi demotiva assolutamente no 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 non è una demotivazione devi essere soddisfatto del livello che raggiungi e consapevole del fatto che puoi migliorare ancora di più ok ehm um... Luca, si sì, farò dei video ancora sulla schematizzazione. Sì, ragazzi, tutti a fare pubblicità ad Alessandro, bravi, andate a fare pubblicità tra i vostri coetanei. Io adesso torno a lavorare perché chiaramente ho una quantità di roba da fare impressionante e mi sono dato come obiettivo quello di stare sotto l'ora e un quarto nelle live, quindi siamo a un'ora e cinque minuti, quindi devo stare dentro perché altrimenti non, non riesco più a fare quello che dovevo fare. Quindi io vi ringrazio, ancora una volta vi invito a uh, iscrivervi, naturalmente se cercate un metodo di studio veramente infallibile e uh, efficace, scientifico eccetera, vi invito ancora una volta ad entrare in sistema ADC, troverete anche i link qui sotto, adesso aggiorno tutte le, le descrizioni. Quindi grazie, 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 ci rivediamo prestissimo, giovedì sempre alle 16, sempre in diretta. Sempre su Adici live e poi, come al solito, domani per un prossimo video, tutti i giorni esce un video nuovo. Quindi, insomma, se non, è, se non è su YouTube, è su Instagram o su Facebook o su più di uno di questi social contemporaneamente. Quindi ci vediamo domani per il prossimo video. Nel frattempo, continuate a studiare, ad organizzarvi, a pianificare. E lancio la mia sigletta, perché non ho nient'altro da dire. Pronto.